Siamo con il mister dell'Olmo Calandra per fare un po' il quadro su quella che è stata l'annata dell'Olmo qui al termine della partita vinta contro il Bombonasca, che è stata un po' la ciliegina sulla torta di un'annata che comunque, diciamo, di un anno solare, mister, che ha prodotto una salvezza lo scorso anno e comunque in questa prima metà di stagione dei risultati buoni per la squadra a disposizione. Sì, noi sappiamo qual è il nostro obiettivo, quali sono le nostre posizioni che dobbiamo giocarci. E sappiamo che sarà un anno difficile, queste diciamo ultime due vittorie ci hanno riportato un po' di entusiasmo e classifica per poterci lottare fino alla fine. Sappiamo che sarà difficile, però la squadra c'ha gli attributi per potersi lottare. Ecco mister, una domanda d'obbligo: lei è stato mister fino a qualche giornata dall'inizio del campionato, diciamo ha fatto una o due partite se non sbaglio, poi ha ceduto il testimone a Prassenda, che comunque non l'ha fatta rimpiangere, diciamo comunque i risultati ci sono stati. Quando rivedremo Pierangelo Calandra in panchina con l'Olmo? Ma io ho parlato un po' con la società, adesso se le cose vanno bene da gennaio ricomincio a far parte della squadra, e adesso compatibilmente con problemi di salute. E comunque Prassenda mi darà sempre una mano, lui ha fatto il mio secondo l'anno scorso, quindi più o meno conosceva bene i ragazzi, conosceva bene il tipo di lavoro che abbiamo sempre fatto, e lui è andato avanti, e lui c'ha delle qualità e l'ha dimostrato, soprattutto a livello umano con i ragazzi l'hanno seguito molto, e secondo me diciamo che ha fatto in pieno quello che doveva fare, quello che era nelle possibilità di farlo, ha fatto un ottimo lavoro secondo me. Se dovessimo dare un voto per chiudere all'annata dell'Olmo? Ma in l'annata solare io direi un bel 7,5, perché comunque abbiamo fatto una salvezza, e noi comunque settimo anno e sesto anno che siamo a fare l'eccellenza, e per una società piccola come la nostra sicuramente il raggiungimento di una salvezza è sempre una vittoria di un campionato, quindi adesso il giorno di andata abbiamo fatto, siamo in linea con quello che possiamo fare. Adesso dovremmo lottarcela nel girone di ritorno per stare a galla, per riuscire a mettere quattro squadre dietro. Grazie mister. Grazie a voi.